Buongiorno a tutti, bentrovati. Sono Barbara Sorgesa da Formez PA, vi do il benvenuto in occasione di questo terzo incontro del secondo modulo del ciclo formativo La Didattica. Oggi entreremo un po' più nel dettaglio di quello che è il PNRR a livello di transizioni gemelle, quindi transizione ambientale e digitale. Andremo a vedere il loro carattere pervasivo sia a livello di piano nazionale di ripresa e resilienza, poi anche a livello di crescita del nostro paese, di occasioni di crescita di qui ai prossimi anni. Un paio di informazioni di servizio prima di lasciare la parola all'avvocato Vito Vacca. Prevediamo di fare una pausa tra una presentazione e l'altra, quindi andremo ad affrontare il tema della transizione ambientale, faremo una piccola pausa e poi passeremo alla transizione digitale, questo ve lo dico per vostra opportuna organizzazione. Per quanto riguarda i nostri scambi, confronti e domande, continuiamo tranquillamente ad utilizzare lo strumento della chat e le vostre domande verranno prontamente passate all'esperto avvocato Vito Vacca, che risponderà negli ultimi minuti prima della chiusura del nostro incontro. Avvocato Vito Vacca, a te la parola, grazie mille a tutti. Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie, grazie Barbara e buongiorno a tutti voi, ben ritrovati per questo terzo webinar che parla delle due transizioni, la transizione ambientale e la transizione digitale all'interno del PNRR. Partiamo quindi subito con la transizione ambientale. Come sappiamo, abbiamo davanti delle sfide molto importanti, epocali, a fronte del riscaldamento del pianeta e delle conseguenze che sono già in atto, per cui l'Unione Europea ha deciso, attraverso il Recovery Fund, quindi attraverso il Next Generation EU, di stanziare risorse molto importanti per fronteggiare la sfida del riscaldamento climatico. E queste risorse europee poi le ritroviamo all'interno del PNRR, del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza italiano. Quindi andremo a vedere una serie di temi, una serie di argomenti che vedete in questo indice che ora stiamo scorrendo, e quindi andremo a vedere quali sono i principali investimenti, le principali misure che daranno attuazione alla transizione ambientale. Sappiamo, ne abbiamo già parlato, che il PNRR ha tre assi strategici. Il primo è la digitalizzazione e l'innovazione, il secondo è appunto la transizione ecologica, il terzo è l'inclusione sociale e territoriale. Quindi sappiamo che queste priorità strategiche, come dire, sono trasversali a tutte le missioni, a tutte le componenti del PNRR. Sappiamo anche che hanno delle percentuali relative, abbiamo già detto le altre volte che si supera il 100% nel fare la somma, perché alcuni investimenti giocano, per esempio, sulla transizione ecologica, ma anche nel Mezzogiorno. Oppure alcuni interventi di transizione digitale vanno realizzati anche nel Mezzogiorno e così via. Sappiamo quindi che il PNRR si articola in sei missioni e questa mattina ci occupiamo della missione 2, Rivoluzione Verde, Transizione Ecologica, che, come vedete, anche dalla dotazione nelle risorse è la più cospicua, la più importante. Sono circa 60 miliardi, 59,33 di risorse europee, e ora vedremo che poi queste risorse europee vengono integrate dalle risorse nazionali. E quindi la ripartizione delle risorse del
della Recovery and Resilience Facility, cioè delle risorse europee, 191,5 miliardi di euro, vengono poi divisi tra le sei missioni del PNRR italiano e la missione 2, Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica, è costituita da quattro componenti e ha la finalità di realizzare la transizione verde ed ecologica della società e dell'economia italiana coerentemente con il Green Deal europeo. Comprende interventi per l'agricoltura sostenibile, l'economia circolare, programmi di investimento e di ricerca per le fonti di energia rinnovabile, lo sviluppo della filiera dell'idrogeno e la mobilità sostenibile. Inoltre, prevede azioni volte al risparmio dei consumi di energia, rendendo più efficiente il patrimonio immobiliare pubblico e privato, nonché iniziative per il contrasto al dissesto idrogeologico, la riforestazione, l'utilizzo efficiente dell'acqua, il miglioramento della qualità delle acque interne e marine. Qui vediamo la dotazione delle risorse europee per le quattro componenti, quindi l'economia circolare e l'agricoltura sostenibile, 5 miliardi e 2, le energie rinnovabili, l'idrogeno, la rete e mobilità sostenibile, ben 23 miliardi, 8. La componente 3, efficienza energetica e riqualificazione di edifici, 15 miliardi e 2. E infine la componente 4, tutela del territorio e della risorsa idrica, 15 miliardi. Queste risorse europee vanno poi, sono integrate dalle risorse sempre europee del React-EU, lo strumento rapido di reazione alla pandemia, e dalle risorse nazionali italiane del fondo complementare, che vedete sono cospicue, più di 9 miliardi, per cui le dotazioni europee iniziali, che sono di circa 60 miliardi, con l'integrazione del React e del fondo complementare arrivano a circa 70 miliardi. E quindi stiamo parlando in assoluto, della missione più cospicua, più dotata di risorse, e sono ben 70 miliardi dei 235, quindi una cifra imponente di risorse allocate sulla transizione ambientale. Questa è la ripartizione delle somme in percentuale tra le quattro componenti della missione 2, ed arriviamo a vedere il discorso che Bruxelles nel regolamento 241 del 2021, che è il regolamento che stabilisce la Recovery and Resilience Facility, quindi il dispositivo di ripresa e resilienza, che è quello che, come sappiamo, finanzia il PNRR italiano, stabilisce in questo regolamento europeo che almeno il 37% delle risorse del dispositivo della ripresa e resilienza deve essere destinata a misure per la transizione verde ed almeno il 20% alla transizione digitale. Ecco perché si parla di transizioni gemelle, perché il regolamento europeo prevede che per queste due transizioni siano vincolate delle risorse, che quindi hanno un vincolo, e questo vincolo fa sì che nel PNRR ogni investimento, ogni misura che è dedicato a queste transizioni deve essere marchiato, quindi deve avere una codifica particolare in modo che si possa ricostruire che queste risorse sono allocate per la transizione verde oppure per la transizione digitale.
Questi interventi li ritroviamo non solo nella missione 1 che riguarda la digitalizzazione e la missione 2 che riguarda la transizione verde, ma li ritroviamo anche nelle altre quattro missioni, quindi anche in maniera trasversale in tutto il PNRR. Nel complesso, il piano italiano afferma che alla transizione verde ecologica sono destinati il 40% delle risorse, mentre alla transizione digitale il 27%. In particolare, nel complesso delle risorse europee sono destinate 78,2 miliardi alla transizione ecologica, quindi il 40,8% del piano italiano, e alla transizione digitale 51,4 miliardi, il 26,9%, quindi in linea con il 27% richiesto dal regolamento europeo. E allora entriamo nell'analisi della prima componente della missione 2 che riguarda l'economia circolare e l'agricoltura sostenibile. Come vedete, abbiamo tre ambiti di intervento. Il primo, migliorare la capacità di gestione efficiente e sostenibile dei rifiuti e il paradigma dell'economia circolare. 2 miliardi, poco più di 2 miliardi. Il secondo ambito di intervento è sviluppare una filiera agroalimentare sostenibile, 2,8 miliardi. Il terzo ambito di intervento, sviluppare progetti integrati per 370 milioni di euro. Allora andiamo a vedere quali sono, diciamo, i più importanti investimenti della componente 1, della prima componente, partendo dall'investimento 1.1, realizzazione di nuovi impianti di gestione rifiuti e ammodernamento degli impianti esistenti. I sistemi di gestione dei rifiuti urbani risultano molto fragili e caratterizzati da procedure di infrazione europee in molte regioni italiane. In particolare nel centro-sud, il sistema risulta carente di una rete efficiente di impianti di raccolta e trattamento. Gli investimenti proposti mirano a colmare i divari di gestione dei rifiuti relativi alla capacità impiantistica e agli standard qualitativi esistenti tra le diverse regioni e le diverse aree del territorio nazionale, con l'obiettivo di recuperare i ritardi per raggiungere i nuovi obiettivi previsti dalla normativa europea e nazionale. Ad esempio, i traguardi in linea con quanto dispone Bruxelles sono 65% di raccolta differenziata entro il 2035, massimo 10% di rifiuti in discarica. Quindi sono degli obiettivi ambiziosi a cui tutti i 27 Stati membri devono concorrere e lavorare per poterli poi realizzare. Per questo motivo, circa il 60% dei progetti si focalizzerà su interventi nei comuni ubicati nel centro-sud dell'Italia, che, come sappiamo, sono quelli più deboli sulle procedure di attuazione degli investimenti. E veniamo alla componente 2 della missione 2, che riguarda l'energia rinnovabile, l'idrogeno, la rete e la mobilità sostenibile. E intanto iniziamo a vedere i primi tre ambiti di intervento, 1, 2 e 3, che riguardano il primo, incrementare la quota di energia prodotta da fonti di energia rinnovabile, 5,9 miliardi. Il secondo ambito, potenziare e digitalizzare le infrastrutture di rete, 4 miliardi. Il terzo
ambito promuovere la produzione, distribuzione e gli usi finali dell'idrogeno, 3,2 miliardi di euro. Anche in questo caso vediamo i principali investimenti. Partiamo dall'investimento 3, promuovere la produzione, la distribuzione e gli usi finali dell'idrogeno. E quindi l'investimento 3.1, produzione dell'idrogeno in aree industriali dismesse. Da una prima indagine statistica del 2011, risultava che la superficie totale delle aree industriali nel territorio nazionale era di circa 9.000 metri, scusate, 9.000 chilometri quadrati, ossia una superficie pari a quella della regione Umbria. La maggior parte delle aree sono situate in una posizione strategica per contribuire a costruire una rete dell'idrogeno più granulare di produzione e di distribuzione alle PMI vicine. Il progetto si pone l'obiettivo di promuovere la produzione locale, l'uso di idrogeno nell'industria e nel trasporto locale, con la creazione delle cosiddette Hydrogen Valleys, ossia aree industriali con un'economia in parte basata sull'idrogeno. E veniamo alla missione 2, componente 2, investimento 3.2, utilizzo dell'idrogeno in settori energivori. L'idrogeno può aiutare a decarbonizzare i settori caratterizzati da un'alta intensità energetica e privi di opzioni di elettrificazione che possano comportare dei risparmi. Questi settori sono definiti, sono chiamati hard to abate, cioè difficili da abbattere, la loro fame di energia, includono la produzione di acciaio, di cemento, di vetro e di carta, e in particolare l'acciaio è uno dei settori dove l'idrogeno può assumere un ruolo rilevante in una prospettiva di decarbonizzazione. Essendo l'Italia uno dei più grandi produttori di acciaio, secondo soltanto la Germania in Europa, questo intervento mira anche alla progressiva decarbonizzazione del processo produttivo dell'acciaio nel suo complesso. Veniamo all'investimento 3.5, ricerca e sviluppo sull'idrogeno. L'intervento mira a migliorare la conoscenza delle tecnologie legate all'idrogeno in tutte le sue fasi: produzione, stoccaggio, distribuzione. La sperimentazione nei principali segmenti e la realizzazione di prototipi per la fase di industrializzazione è finalizzata ad aumentare la competitività del settore con la riduzione dei costi. L'obiettivo del progetto è di sviluppare un vero network sull'idrogeno per testare diverse tecnologie e strategie operative, nonché di fornire servizi di ricerca e sviluppo ed ingegneria per gli attori industriali che necessitano di una convalida su larga scala dei loro prodotti. Nello specifico, questo investimento, ricerca e sviluppo sull'idrogeno, prevede lo sviluppo di quattro principali filoni di ricerca: 1. La produzione di idrogeno verde; 2. Lo sviluppo di tecnologie per lo stoccaggio e il trasporto di idrogeno e per la trasformazione in altri derivati e combustibili verdi; 3. Sviluppo di celle a combustibile; 4. Miglioramento della resilienza delle attuali infrastrutture in caso di maggiore diffusione dell'idrogeno. E siamo alla missione 2, componente 2, negli ulteriori interventi che sono il 4 e 5, quindi gli ambiti di intervento 4 e 5, che riguardano il 4, sviluppare un trasporto locale più sostenibile,
8 miliardi e mezzo, ed il 5, sviluppare una leadership internazionale industriale di ricerca e sviluppo nelle principali filiere della transizione, 2 miliardi di euro. E quindi qui ritroviamo l'investimento 4.1 che riguarda il rafforzamento della mobilità ciclistica. Abbiamo già visto che c'è stato un forte incremento del numero dei ciclisti in Italia tra il 2013 e il 2018 con un aumento del 40%. Inoltre, buona parte delle biciclette viene prodotto fortunatamente in Italia e non all'estero, il che significa anche un importante volano economico con una ricaduta di 7,6 miliardi di euro ogni anno per l'economia italiana. Inoltre, l'emergenza Covid ha ulteriormente incrementato l'uso del mezzo ciclico, quindi della bicicletta, e ha rappresentato un aumento di un ulteriore 20% nell'anno 2020 rispetto alla fase pre-pandemica nel 2019, quindi c'è un ulteriore aumento dell'uso di questo mezzo verde. L'intervento si pone l'obiettivo di facilitare e promuovere ulteriormente la crescita del settore tramite la realizzazione e la manutenzione delle reti ciclabili d'ambito urbano e metropolitano, e quindi l'investimento supporta la realizzazione di 570 km di piste ciclabili urbane e metropolitane e di ben 1250 km di piste ciclabili turistiche. La misura prevede anche di destinare il 50% delle risorse al mezzogiorno, sempre per il discorso della coesione territoriale e sociale. E veniamo allo sviluppo del trasporto rapido di massa che è previsto dall'investimento 4.2. Sappiamo che le auto private sono il mezzo di trasporto più utilizzato in Italia. Nel 2019 su 36 abitanti italiani over 18, quindi maggiorenni, almeno 2 persone su 3 hanno usato l'automobile ogni giorno. E quindi questo fa sì che ci sia un uso limitato del mezzo pubblico, del trasporto pubblico, che rappresenta circa il 10%. Poi nel 2020, con l'arrivo della pandemia e quindi il timore di frequentare luoghi affollati, come dire, questo ha creato ulteriori problemi nell'utilizzo del mezzo pubblico. Per cui la misura invece cerca di invertire questa tendenza e di realizzare 240 km di rete attrezzata per le infrastrutture del trasporto rapido suddivise in 11 km di metro, 85 km di tranvia, 120 km di filovie e 15 km di funivie. Il focus dell'intervento in questo caso sarà principalmente sulle aree metropolitane delle maggiori città italiane. L'obiettivo è ottenere uno spostamento di almeno il 10% del traffico delle auto private dalle auto private al sistema del trasporto pubblico. E quindi proseguiamo con l'investimento 4.3 che riguarda lo sviluppo di infrastrutture di ricarica elettrica. Lo sviluppo di mobilità basata su veicoli elettrici rappresenta una rilevante opportunità di decarbonizzazione del settore, ma ad oggi è molto limitata e incide soltanto per lo 0,1% sul totale dei veicoli. Per raggiungere gli obiettivi europei in materia di decarbonizzazione è previsto un parco circolante di circa 6 milioni di veicoli elettrici nel 2030, per i quali si stima siano necessari 31.500 punti di ricarica rapida pubblici. Al fine di permettere la realizzazione di tali
Tali obiettivi, l'intervento è finalizzato allo sviluppo di 7.500 punti di ricarica rapida in autostrada e di 13.755 punti di ricarica nei centri urbani, oltre a 100 stazioni di ricerca sperimentali con tecnologie che prevedono anche lo stoccaggio dell'energia. Arriviamo all'investimento 4.4 che riguarda il rinnovo delle flotte con autobus urbani, quindi con bus e treni verdi, il rinnovo della flotta con autobus a basso impatto avviene accelerando l'attuazione del piano strategico nazionale per la mobilità sostenibile e prevede il progressivo rinnovo degli autobus per il trasporto pubblico locale e la realizzazione di infrastrutture di ricarica dedicate. In particolare è previsto l'acquisto entro il 2026 di 3.360 autobus urbani a basse emissioni e circa un terzo delle risorse sono dedicate alle principali città italiane. Questo investimento, il 4.4, riguarda anche i treni verdi e quindi per il rinnovo di parte della flotta di treni per il trasporto regionale con nuovi mezzi a propulsione alternativa, che consentirà di ridurre l'età media del parco rotabile regionale tramite l'acquisto di unità a propulsione elettrica e ad idrogeno. La misura prevede l'acquisto di 53 treni per sostituire un numero equivalente di vecchie unità entro il 2026. A questi treni vanno aggiunte 100 carrozze di nuova concezione, sviluppate con materiali riciclabili e rivestite con pannelli fotovoltaici. Siamo allo sviluppo di energie rinnovabili e batterie che sono previste dall'investimento 5.1, intitolato Rinnovabili e batterie. Il nuovo sistema energetico europeo andrà verso le tecnologie della decarbonizzazione. L'intervento è finalizzato a potenziare in Italia le filiere nei settori fotovoltaico, eolico, batterie per il settore dei trasporti e per il settore elettrico, con lo sviluppo di 1. Nuovi posti di lavoro, 2. Investimenti in infrastrutture industriali, high-tech ed automazione, ricerca e sviluppo, brevetti di innovazione, 3. Capitale umano con nuove capacità e competenze. Siamo quindi alla missione 2, componente 2, investimento 5.2, intitolato Idrogeno. Per sviluppare il mercato dell'idrogeno si prevede l'installazione in Italia di circa 5 gigawatt di capacità di elettrolisi entro il 2030. Inoltre si prevede lo sviluppo di ulteriori tecnologie necessarie per sostenere l'utilizzo finale dell'idrogeno, ad esempio celle a combustibile per gli autocarri. Gli obiettivi dell'intervento includono 1. Consolidare e creare competenze proprietarie attraverso ricerca e sviluppo in forte sinergia con i fornitori esterni. 2. Creare una catena europea nella produzione e nell'utilizzo dell'idrogeno. Siamo alla missione 2, componente 2, investimento 5.4, supporto a startup e venture capital attivi nella transizione ecologica, l'innovazione con origine in laboratori di ricerca, startup o piccole e medie imprese è un elemento chiave per abilitare e accelerare la transizione ecologica. L'Italia offre un terreno fertile per lo sviluppo di startup green. Nono paese al mondo per qualità della ricerca e delle scienze ambientali, tra i paesi con il maggior bacino di talenti e con le migliori università
in materia STEM. STEM, sapete, l'acronimo anglosassone che sta per le materie tecnico-scientifiche e quindi coloro che studiano matematica, fisica, scienza e tecnologia, ingegneria. Al contempo sconta un evidente fallimento di mercato in termini di trasferimento ricerca scientifica in brevetti e business innovativi, cosa che pone limiti importanti alla capacità del nostro paese di sviluppare in scala soluzioni innovative per la transizione ecologica. Allora, questo è un punto debole, no? Questo fallimento di mercato. Che significa fallimento di mercato? Significa che noi abbiamo le nostre università, abbiamo i nostri centri di ricerca, spesso, nonostante le poche risorse disponibili negli anni scorsi, fino al 2019, riusciamo anche a sviluppare innovazione, brevetti, ma poi siamo deboli, siamo molto deboli nel trasferire questi brevetti in prototipi e quindi poi in prodotti che siano commerciabili per il mercato. Qui c'è una complessiva debolezza europea rispetto agli Stati Uniti. Gli Stati Uniti sono molto più forti di noi nella capacità di trasferire l'innovazione in prodotti finiti che poi possano essere venduti sui mercati. L'Europa è più debole all'interno del panorama europeo, l'Italia è ancora più debole, nel senso che un paese che da sempre, tradizionalmente, manca del ponte, del raccordo tra le università, i centri di ricerca e poi le imprese. A questi fini, strutture come i parchi scientifici e tecnologici, come i business incubator, incubatori d'impresa, sono fondamentali proprio perché in queste strutture, i PST, i parchi scientifici e tecnologici, gli incubatori di impresa si fa questo lavoro di cercare di raccordare l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo con prototipi e prodotti poi finiti che possano essere commercializzati sui mercati. Questo investimento, il 5.4, mira proprio a supportare le start-up, cioè le nuove imprese innovative e a mettere a disposizione capitale di rischio. Venture capital viene da adventure capital, no? Capitale d'avventura, come i soldati di Venturi, i soldati di avventura. Quindi questo adventure capital, questo capitale di avventura, viene tradotto in italiano con capitale di rischio proprio perché questi investitori assumono rischi elevati di fallimento, cioè che poi queste nuove iniziative possano fallire. Sappiamo che nei settori molto di frontiera, molto innovativi, c'è un rischio molto elevato di fallimento delle nuove iniziative, anche se poi quelle poche che sopravvivono possono dare risultati economici molto importanti. Pensate ai casi classici, no? Di Microsoft, di Apple e così via. Cioè, sono state decine di migliaia le software house all'epoca che hanno cercato di sviluppare, ma poi alla fine una sola ha fatto il botto ed è diventata anzi lo standard di mercato, Microsoft. Lo stesso discorso vale per Oracle, Sun Microsystems, la stessa Apple e così via. Il problema è che a fronte di un caso di grande successo, poi ci sono decine, centinaia di fallimenti. Quindi ecco, questi capitali devono essere intelligenti e capire dove investire le risorse perché, ripeto, sono settori ad elevato rischio. Quindi l'obiettivo dell'intervento è di incoraggiare e stimolare la crescita di un ecosistema di innovazione con focus particolare sui settori della transizione verde. E quindi focalizzandosi ad esempio sulle rinnovabili, sulla mobilità sostenibile, l'efficienza energetica, l'economia circolare, il trattamento dei rifiuti, le batterie, tramite investimenti di venture capital diretti ed indiretti. A tal fine, l'investimento 5.4 prevede l'introduzione di un fondo dedicato, denominato Green Transition Fund, con strategia di intervento di investimento focalizzata su settori specifici,
ed a copertura delle diverse fasi di sviluppo, con investimento nei fondi più rilevanti di venture capital nel settore green, in startup e incubatori e/o in programmi di accelerazione, affiancando i più rilevanti venture capitalist, manager e operatori del sistema. E arriviamo alla componente 3 della missione 2, che riguarda l'efficienza energetica e la riqualificazione degli edifici. Qui abbiamo tre ambiti di intervento. Il primo riguarda l'efficientamento energetico degli edifici pubblici, 1,2 miliardi. Il secondo, l'efficientamento energetico e sismico, che riguarda l'edilizia residenziale privata e pubblica. Qui abbiamo ben 13,8 miliardi di euro per l'efficientamento energetico e sismico rispetto all'edilizia residenziale, sia privata che pubblica. E poi abbiamo il terzo ambito di intervento, che riguarda i sistemi di teleriscaldamento, che ha una dotazione di 200 milioni di euro. Anche qui vediamo i principali investimenti, partendo dall'1.1 piano edifici scolastici. Questo investimento si concentra sulla progressiva sostituzione di parte del patrimonio edilizio scolastico obsoleto, con l'obiettivo di creare strutture moderne e sostenibili per favorire 1) la riduzione di consumi e di emissioni inquinanti, 2) l'aumento della sicurezza sismica degli edifici e lo sviluppo delle aree verdi, 3) la progettazione degli ambienti scolastici tramite il coinvolgimento di tutti i soggetti coinvolti, con l'obiettivo di influenzare positivamente l'insegnamento e l'apprendimento di docenti e di studenti, 4) lo sviluppo sostenibile del territorio e di servizi volti a valorizzare le comunità. In particolare, il presente investimento mira ad intervenire su circa 195 edifici scolastici in tutta Italia, per un totale di oltre 410.000 metri quadrati, sì, con conseguente beneficio per circa 58.000 studenti. In questo modo, ottenendo una riduzione del consumo di energia finale di almeno il 50%, pari a 3,4 KTEP all'anno, che permetterà di raggiungere una riduzione delle emissioni annuali di gas a effetto serra pari a circa 8.400 tonnellate di CO2. E siamo alla componente 4, l'ultima componente della missione 2, riguarda tutela del territorio e della risorsa idrica. Prevede quattro ambiti di intervento. Il primo, rafforzare la capacità previsionale degli effetti del cambiamento climatico, 500 milioni di euro. Il secondo ambito, prevenire e contrastare gli effetti dei cambiamenti climatici sui fenomeni di dissesto idrogeologico e sulla vulnerabilità del territorio. 3) salvaguardare la qualità dell'aria e la biodiversità del territorio attraverso la tutela delle aree verdi, del suolo e delle aree marine, 1,7 miliardi. E 4) garantire la gestione sostenibile delle risorse idriche lungo l'intero ciclo e il miglioramento della qualità ambientale delle acque interne marittime. Qui abbiamo 4,4 miliardi di euro. Ecco che allora partiamo dalla missione 2, componente 4, investimento 2.2, interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni, 6 miliardi di dotazione, quindi importante. L'investimento aumenterà la resilienza del territorio attraverso un insieme eterogeneo di interventi di portata piccola e media da effettuare nelle aree urbane.
I lavori riguarderanno la messa in sicurezza del territorio, la sicurezza e l'adeguamento degli edifici, l'efficienza energetica e i sistemi di illuminazione pubblica. Siamo ora all'investimento 3.1, tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano, e qui ritroviamo un investimento che riguarda in particolare gli enti locali. In linea con le strategie europee, si prevede la tutela delle aree verdi esistenti e la creazione di nuove aree anche al fine di preservare e valorizzare la biodiversità e i processi ecologici legati alla piena funzionalità degli ecosistemi. Si prevedono una serie di azioni rivolte in via principale, principalmente alle 14 città metropolitane, ormai sempre più esposte a problemi legati all'inquinamento atmosferico, all'impatto dei cambiamenti climatici e alla perdita di biodiversità, con evidenti effetti negativi sul benessere e sulla salute dei cittadini. Qui abbiamo una dotazione di 330 milioni di risorse disponibili. La misura include lo sviluppo dei boschi urbani e periurbani, prevedendo di piantare almeno 6,6 milioni di alberi per ottenere 6.600 ettari di foreste urbane. E siamo arrivati all'investimento 3.4, che riguarda la bonifica dei siti orfani. L'inquinamento industriale ha lasciato in eredità molti siti orfani. Cosa si intende per siti orfani? Siti orfani significa che ci sono state delle aziende che hanno inquinato il territorio pesantemente. Poi sono fallite, sono scomparse, i soci non si ritrovano perché magari c'erano delle società di comodo in paradisi offshore, eccetera. E quindi sostanzialmente lo Stato membro, in questo caso l'Italia, si ritrova con un sito fortemente inquinato che rappresenta un rischio significativo per la salute, con severe implicazioni sulla qualità della vita delle popolazioni interessate, ma non c'è nessuno a livello privato che ne risponde. Per cui è necessario un intervento pubblico. Queste aree, se riqualificate, possono rappresentare una risorsa per lo sviluppo economico, in quanto siti alternativi rispetto alle zone verdi, il cui utilizzo consentirebbe di preservare il capitale naturale e di ridurre gli impatti sulla biodiversità. L'obiettivo di questo intervento è dare al terreno un secondo uso, favorendo il suo inserimento nel mercato immobiliare e riducendo l'impatto ambientale e promuovendo l'economia circolare. Il progetto utilizzerà le migliori tecnologie innovative di indagine disponibili per identificare le reali necessità di bonifica e consentire lo sviluppo delle aree dei siti orfani. Qui la dotazione è di 500 milioni di euro per tutta l'Italia per intervenire sui principali siti inquinati che vanno recuperati. All'investimento 4.1, investimenti in infrastrutture idriche primarie. L'investimento mira a garantire 1) la sicurezza dell'approvvigionamento idrico di importanti aree urbane e delle grandi aree irrigue, 2) l'adeguamento e mantenimento della sicurezza delle opere strutturali, 3) una maggiore resilienza delle infrastrutture anche per l'adattamento ai cambiamenti climatici. Per il raggiungimento degli obiettivi indicati vengono finanziati investimenti in 75 progetti di manutenzione straordinaria e nel potenziamento e completamento delle infrastrutture di derivazione, stoccaggio e fornitura primaria. Qui la dotazione è di 2 miliardi di euro. Gli interventi copriranno l'intero territorio nazionale, con finalità differenti a secondo dell'area geografica, con attenzione per il completamento dei grandi impianti compiuti nel Mezzogiorno, perché un po' per i tagli degli ultimi 20 anni dovuti all'austerità europea sulle regole di Maastricht, un po' perché non sempre c'è un'efficienza nelle procedure, abbiamo una serie di impianti, come dire, incompiuti nel Mezzogiorno che vanno recuperati, sistemati e completati.
Arriviamo all'investimento 4.2, riduzione delle perdite nelle reti, compresa la digitalizzazione. La situazione italiana è caratterizzata da una gestione frammentata ed inefficiente delle risorse idriche, nonché da una scarsa efficace capacità industriale dei soggetti attuatori nel settore idrico, soprattutto nel Mezzogiorno. Questo determina un elevato livello di dispersione delle risorse idriche nella distribuzione per gli usi civili e qui addirittura la dispersione media è del 41% e tocca punte del 51% nel sud, che significa, per capirci, che la metà dell'acqua trasportata si perde strada facendo e che quindi parte 100 e ne arriva la metà a destinazione. Quindi capite, uno spreco enorme. La ripresa degli investimenti nel settore idrico appare ancora insufficiente rispetto alle attuali esigenze di ammodernamento e sviluppo delle infrastrutture idriche italiane, tenendo presente che il 35%, quindi più di un terzo delle condutture, ha un'età compresa fra i 31 e i 50 anni, cioè sono strutture vecchie che hanno più di 30 anni e che quindi poi si capisce perché perdano strada facendo tutte queste risorse idriche. Il progetto è rivolto prioritariamente a una riduzione delle perdite nelle reti per l'acqua potabile, meno 15% con le target su 150 reti idriche, anche attraverso la digitalizzazione delle reti, da trasformare in una rete intelligente, virgolette, per favorire una gestione ottimale delle risorse idriche, ridurre gli sprechi e limitare le inefficienze complessive. Per raggiungere questi obiettivi è fondamentale poter disporre di sistemi di controllo avanzati che consentano il monitoraggio non solo dei nodi principali della rete, ma anche dei punti sensibili della stessa rete attraverso la misura e l'acquisizione di portate, pressioni di esercizio e parametri della qualità dell'acqua. Qui abbiamo su questo investimento una dotazione di 900 milioni di euro. E siamo all'investimento 4.4, investimenti in fognature e depurazione, 600 milioni di euro. La rete fognaria di depurazione italiana è obsoleta e addirittura non sempre presente, risulta non in linea con le direttive europee, soprattutto nel Mezzogiorno, dove l'Unione Europea ha avviato nei confronti dell'Italia ben quattro procedure di infrazione, cioè significa che ogni anno noi paghiamo delle multe a Bruxelles perché non siamo a norma. Pertanto, nel 2016 è stato nominato anche il commissario unico per accelerare la realizzazione dei lavori di ammodernamento delle reti. Capite che questa è una specie di paradosso, cioè noi parliamo e ragioniamo di transizione ecologica e addirittura in alcuni comuni, in alcune aree del Mezzogiorno, non abbiamo proprio ancora reti fognanti. O se le abbiamo sono inefficienti, non sono dotate di depuratore, oppure il depuratore non funziona. Quindi, come dire, nel PNRR è come se noi dovessimo camminare su due gambe, cioè una gamba è tutta la fase innovativa, le smart grid, eccetera, però l'altra gamba è che dobbiamo, come dire, come minimo sistemare gli impianti di fognatura e di depurazione, cosa che avremmo, come dire, dove già aver fatto negli anni 50, 60 e 70, e invece siamo nel 2022 e stiamo ancora parlando di sistemare le reti fognarie di depurazione. Quindi anche qui una schizofrenia fra cose molto belle e avanzate e poi il fatto che in alcune aree del paese non si riescano neanche a depurare le acque. Gli interventi previsti in questo investimento 4.4 mirano a rendere più efficace la depurazione delle acque reflue, scusate, delle acque reflue scaricate nelle acque marine ed interne, anche applicando l'innovazione tecnologica disponibile al fine di azzerare il numero di abitanti che vivono, ad oggi stiamo parlando di più di 3,5 milioni di italiani, che vivono in zone non conformi, cioè che vivono in zone in cui la fognatura e lo scarico non sono a norma. Dove possibile, gli impianti di depurazione saranno trasformati in vere e proprie fabbriche verdi,
per consentire il recupero di energie e di fanghi e il riutilizzo delle acque reflue depurate per scopi irrigui ed industriali. Quindi, come dire, è importante occuparsi di questi 3 milioni e mezzo di italiani che ancora vivono in zone non a norma. All'interno delle singole missioni del piano sono contenute in totale 56 riforme settoriali, ossia le misure che consistono in innovazioni normative relative a specifici ambiti di intervento o attività economiche, che sono destinate a introdurre regimi regolatori e procedurali più efficienti nei rispettivi ambiti settoriali. Ad esempio, nel settore della transizione ambientale verde abbiamo le procedure per l'approvazione di progetti su fonti rinnovabili, che quindi c'è una nuova procedura da approvare, una riforma, la normativa di sicurezza per l'utilizzo dell'idrogeno, anche qui per rendere le fasi più snelle, le procedure più performanti. Un altro esempio è la riforma, semplificazione ed accelerazione delle procedure per gli interventi di efficientamento energetico che si articola in quattro interventi. Il primo, rendere operativo il portale nazionale per l'efficienza energetica degli edifici. Due, potenziare le attività del piano di informazione e formazione rivolta al settore civile. 3. Aggiornare e potenziare il Fondo nazionale per l'efficienza energetica. 4. Accelerare la fase realizzativa dei progetti finanziati dal programma PREPAC, la cui sigla significa Programma di Riqualificazione Energetica della Pubblica Amministrazione Centrale. Quindi, come vedete, ci sono gli investimenti, ma ci sono anche le riforme di settore che mirano a semplificare, a snellire procedure e a rendere quindi più veloce l'attuazione degli investimenti stessi. Siamo quindi alla conclusione della prima presentazione, quindi della prima parte del webinar di oggi relativa alla transizione ambientale nel PNRR. Quindi io chiamo Barbara. E Eccoci qui. a questo punto facciamo i 5 minuti di pausa pianificati e ci rivediamo qui appunto fra 5 minuti. Grazie. Grazie a te, Vito. Ci vediamo tra 5 minuti con tutti. Io rimango qui in video e davanti alla chat per qualunque domanda, eh. Allora, eccoci qui dopo il break, il coffee break, questi brevi minuti di pausa, e quindi siamo alla seconda parte del webinar che riguarda la transizione digitale del PNRR. Rispondo al volo a un quesito che vedo qui nella chat. Il quesito è: tutti questi investimenti e progetti sono effettivi o sono solo delle proposte? Sono tutti effettivi, cioè tutto ciò che è previsto nel PNRR italiano sono tutti investimenti, sono tutte misure, sono tutti progetti da realizzare con le rispettive dotazioni finanziarie. Quindi non stiamo parlando di un elenco di ipotesi, stiamo parlando di progetti concreti che devono essere realizzati tra l'altro in poco tempo, cioè nell'arco di 5 anni, da luglio 2021, quando è stato approvato il PNRR, al 30 giugno 2026. Quindi si tratta di una massa enorme di risorse, 235,6 miliardi di euro, che devono essere utilizzati per realizzare questi progetti concreti, operativi, nell'arco di 5 anni. Quindi, ripeto, non è una wish list, non è una lista di desideri, ma sono cose concrete, investimenti e progetti da realizzare. Ed entriamo nella
seconda parte del webinar che riguarda la transizione digitale nel PNRR e la transizione digitale rappresenta un cardine dell'attuazione del piano per portare l'Italia nel domani e per poter rispettare i tempi stretti e contingentati di realizzazione degli investimenti. Questa presentazione si concentra sulle misure che riguardano la digitalizzazione, sulle modalità operative per poter fruire delle risorse attraverso le modalità informatiche predisposte e sui principi chiave della digitalizzazione della pubblica amministrazione nell'intero paese. Qui vediamo l'indice degli argomenti e quindi chiaramente stiamo lavorando adesso sulla componente 1 della missione 1 del PNRR e andremo a vedere in particolare la digitalizzazione della pubblica amministrazione con investimenti specifici, il piano triennale della digitalizzazione in rapporto agli investimenti del PNRR, la strategia e la piattaforma Italia Digitale 2026 e infine quali sono i principi chiave della digitalizzazione nella PA italiana. Anche qui richiamiamo rapidamente e velocemente i tre assi strategici che informano tutte le politiche e gli interventi contenuti nel PNRR. Quindi vedete che proprio il primo asse strategico è la digitalizzazione e l'innovazione di processi e prodotti e dei servizi e rappresenta un fattore fondamentale, determinante della trasformazione del paese e deve caratterizzare ogni politica di riforma del piano di ripresa e resilienza. Ci siamo occupati invece poco fa dell'altro asse strategico, quello dedicato alla transizione ecologica, e poi c'è il terzo che riguarda l'inclusione sociale e la coesione territoriale. Anche qui richiamiamo velocemente le percentuali che, come abbiamo detto, superano il 100% perché alcuni interventi giocano sia sul digitale che sul mezzogiorno e così via. E siamo alla, dicevo, prima missione, digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura con una dotazione di risorse europee che supera i 40 miliardi di euro, cui qui è sempre la ripartizione delle risorse europee principali della RRF Recovery and Resilience Facility fra le sei missioni del piano italiano, che come sappiamo poi corrispondono ai sei pilastri del Recovery Fund a livello europeo. E andando nel dettaglio, la missione 1 si articola in tre componenti. Allora, intanto, dicevamo, la missione 1 è intitolata Digitalizzazione, Innovazione, Competitività e Cultura. Si articola in tre componenti, sostiene la transizione digitale del nostro paese, la modernizzazione della pubblica amministrazione, delle infrastrutture di comunicazione e anche nel sistema produttivo. Ha l'obiettivo di garantire la copertura di tutto il territorio con reti a banda ultralarga per migliorare la competitività delle filiere industriali, agevolare l'internazionalizzazione delle imprese. Inoltre, investe sul rilancio di due settori che caratterizzano l'Italia nel mondo e che sono il turismo e la cultura nella loro versione 4.0, cioè innovando questi settori tradizionali italiani che sono il turismo e la cultura.
Ecco allora in questo grafico che abbiamo la missione 1 con la ripartizione delle risorse europee principali che sono la componente 1, digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella pubblica amministrazione, 9,75 miliardi di euro, vedete una dotazione che non si è mai vista per queste cose da fare per la digitalizzazione a favore della PA, quasi 10 miliardi. Ora vedremo che verranno integrati e supereranno i 10 miliardi. La componente 2, digitalizzazione, innovazione e competitività del sistema produttivo, 24,3 miliardi. Qui la parte del leone rispetto a queste risorse la fa il vecchio piano Industria 4.0. Ho chiamato Impresa 4.0, che ora si chiama Piano Nazionale Transizione 4.0, è il piano che serve ad innovare, a digitalizzare le imprese italiane. Quindi buona parte di questi 24,3 miliardi sono destinati a questa Transizione 4.0. Infine, Turismo 4.0 e Cultura 4.0 con 6,7 miliardi di euro di risorse. Qui le risorse europee, poco più dei 40 miliardi, sono integrati con le risorse europee del React-EU con 800 milioni, più le risorse nazionali del fondo complementare per 8,7 miliardi. Quindi alla fine anche qui si passa da poco più di 40 miliardi a quasi 50 miliardi. E quindi questa, la missione 1, sì. Appalesa come la seconda missione in assoluto più dotata dopo i 70 miliardi di euro della missione 2 che abbiamo appena visto prima, abbiamo i 50 miliardi di euro della missione 1. Quindi le prime due missioni, la 1 e la 2, da sole assorbono 120 miliardi di euro dei 230 totali, 235 totali del PNRR. Questa è la ripartizione percentuale. Vedete che più del 60% va alla digitalizzazione, innovazione e competitività del sistema produttivo, un 23% va alla digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella pubblica amministrazione e infine un 16% riguarda turismo 4.0 e cultura 4.0. Partiamo con quindi la missione 1, componente 1, digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella pubblica amministrazione. Sviluppa l'offerta integrata ed armonizzata di servizi digitali all'avanguardia orientati ai cittadini, ai residenti e alle imprese, permettendo in tal modo all'Italia di realizzare l'ambizione europea del Digital Compact 2030, quando tutti i servizi pubblici chiave dovranno essere disponibili online. Quindi l'obiettivo europeo di Bruxelles è che entro il 2030 tutti i servizi pubblici in Europa, Italia compresa, dovranno essere disponibili online. Partiamo con l'investimento 1.1, infrastrutture digitali, ha l'obiettivo di garantire che i sistemi, le serie di dati e le applicazioni della pubblica amministrazione siano ospitati in centri dati affidabili, con elevati standard di qualità per la sicurezza, per le prestazioni, per la scalabilità, l'interoperabilità europea e l'efficienza energetica, secondo il principio del cloud first, cioè nel senso che ora lo vedremo, la finalità è quello di spostare nel cloud, cioè in questa nuvola virtuale, in questa nuvola informatica, tutti i dati delle pubbliche amministrazioni italiane. Ovviamente poi vedremo, sono necessari dei parametri di sicurezza. Stiamo vedendo continuamente attacchi, cyber attacchi informatici
Ne abbiamo visti parecchi alla Regione Lazio, abbiamo visto quelli negli ultimi giorni a varie strutture nazionali, a vari centri. Quindi chiaramente più ci digitalizziamo, più spostiamo i dati nell'etere, nel cloud, è chiaro che più ci esponiamo alle minacce informatiche, agli attacchi, ai ricatti informatici. Quindi bisogna stare attenti perché le due cose devono procedere insieme, quindi maggiore innovazione, digitalizzazione della PA, ma allo stesso tempo garanzie di sicurezza per evitare che questi dati finiscano sotto attacco, addirittura possano essere cancellati e possano, come dire, andare persi. E quindi, dicevo, l'investimento 1.1 è destinato a 200 amministrazioni centrali, quindi ministeri, dipartimenti della Presidenza del Consiglio, eccetera, e ad 80 aziende sanitarie locali, quindi a 80 ASL. La dotazione di risorse ammonta a 900 milioni di euro, quindi vedete che è un investimento da solo che assorbe quasi 1 miliardo di euro per la digitalizzazione. Infrastrutture digitali. E passiamo all'investimento 1.2, abilitazione e facilitazione della migrazione al cloud, ha la finalità di far migrare i dati e le applicazioni delle PA locali verso un'infrastruttura cloud sicura, consentendo a ciascuna amministrazione di scegliere liberamente all'interno di una serie di ambienti virtuali, quindi ambienti cloud pubblici e certificati. La missione interessa oltre 12.000 pubbliche amministrazioni locali, quindi includendo comuni, scuole, ASL, eccetera, con risorse per 1 miliardo di euro. Quindi vedete 900 sulla 1.1, 1 miliardo sulla 1.2, sono cifre molto importanti, molto consistenti, mai viste prima. Il programma di attivazione del cloud fornirà alle PA anche un pacchetto di sostegno denominato migrazione come servizio. Poi vedremo che le PA saranno assistite anche tecnicamente, vedremo come fra poco. Passiamo all'investimento 1.3, dati ed interoperabilità, all'obiettivo di garantire l'interoperabilità e la condivisione delle informazioni tra le varie pubbliche amministrazioni, consentendo, seguendo, applicando, ora vedremo importante, il principio once only. Una volta per tutte, ossia evitando al cittadino di dover fornire più volte le stesse informazioni a diverse amministrazioni, cioè saranno le amministrazioni che dovranno recuperare i dati sui vari database pubblici, non, diciamo, richiedendo ogni volta ai cittadini di dover fornire delle informazioni che le PA in realtà hanno già disponibili in queste banche dati pubbliche. Si articola nello sviluppo della piattaforma digitale nazionale dati, che è stata istituita dall'articolo 50 ter del codice delle amministrazioni digitali, CAD, che consentirà alle amministrazioni di rendere disponibili le proprie informazioni attraverso interfacce digitali chiamate API, Application Programming Interface, con risorse disponibili per 556 milioni di euro di dotazione per realizzare questa piattaforma digitale nazionale dati. Questo investimento 1.3, dati ed interoperabilità, prevede anche la realizzazione dello sportello digitale unico, che è disciplinato dal regolamento europeo 1724 del 2018, che consentirà l'armonizzazione informatica tra gli Stati membri con la digitalizzazione delle procedure e dei servizi.
Le risorse per lo sportello unico digitale, quindi lo sportello digitale unico, sono pari a 90 milioni di euro che vanno a sommarsi, abbiamo visto, ai 556 milioni per realizzare la piattaforma digitale nazionale dati. Pertanto, nel complesso, questo investimento 1.3 ha una dotazione di 646 milioni di euro. Anche questi non sono pochi. Arriviamo all'investimento 1.4, servizi digitali e cittadinanza digitale. Prevede che le PA possano rafforzare i servizi di, quindi lettera A, identità digitale, raggiungendo oltre 40 milioni di italiani con piattaforme esistenti per l'autenticazione. Qui è possibile usare sia la carta d'identità elettronica, CIE, oppure usando SPID, che è il servizio pubblico di identità digitale, di cui molti di noi sono già dotati, funziona molto bene, completando su tutti i comuni l'estensione dell'anagrafe nazionale della popolazione residente, ANPR. B, lettera B, pagamenti digitali tra cittadini e pubblica amministrazione, promuovendo l'adozione di PagoPA, quindi del sistema PagoPA in oltre 14.000 amministrazioni locali, qui per versare i tributi, eccetera, attraverso questo sistema di pagamento, appunto, PagoPA. Lettera C, notifica tramite la creazione della nuova piattaforma unica di notifiche digitali per comunicare efficacemente con cittadini e imprese, garantendo la validità legale degli atti e quindi di queste notifiche effettuate digitalmente. Quindi via via vedremo scomparire le raccomandate con ricevo di ritorno, le raccomandate spariranno perché più andiamo avanti, più le notifiche con valore di legge avverranno digitalmente. Già ora sapete che c'è la PEC, la posta elettronica certificata, quindi via via andremo sempre di più in questa direzione. Pertanto, il rafforzamento dei servizi pubblici digitali poggerà su una serie di interventi abilitanti, tra i quali la migrazione al cloud delle pubbliche amministrazioni, il rafforzamento della cyber security nazionale, la diffusione della PIO come punto di accesso preferenziale per il cittadino. Arriviamo ora ha un investimento, dicevo, molto importante, che è quello relativo alla cyber security in rapporto alla pubblica amministrazione. La digitalizzazione aumenta il livello di vulnerabilità della società da parte di minacce informatiche, di minacce cyber, su tutti i fronti. Ad esempio, frodi, ricatti informatici, attacchi terroristici, nonché la crescente dipendenza da software, da servizi software e la conseguente esposizione alle intenzioni degli sviluppatori, famose backdoor, cioè le porte di retro, cioè a volte i programmatori si lasciano delle porte nascoste di accesso nei software, da cui poi successivamente possono entrare. Questo chiaramente è un pericolo. E ho dei proprietari di questi stessi software che sono i proprietari, diciamo, dello sviluppo del software. La trasformazione digitale della PA contiene importanti misure di rafforzamento delle difese cyber, a partire dall'attuazione delle norme in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica. Gli investimenti sono organizzati su quattro aree di intervento principali, che sono: in primo luogo, sono rafforzati i presidi di frontline per la gestione degli alert, cioè degli avvisi e degli eventi a rischio intercettati verso le PA e le imprese di interesse nazionale. In secondo luogo, sono costruite o rese più solide le capacità tecniche di validazione
di valutazione di audit continuo della sicurezza degli apparati elettronici e delle applicazioni utilizzate per l'erogazione di servizi critici da parte di soggetti che esercitano la funzione essenziale. In terzo luogo, si investe nell'immissione di nuovo personale, sia nelle aree di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, dedicate alla prevenzione e investigazione del crimine informatico diretto contro singoli cittadini, che in quelle dei comparti preposti a difendere il paese dalle minacce cibernetiche. In quarto luogo, sono irrobustiti gli asset e le unità cyber incaricate della protezione della sicurezza nazionale e della risposta alle minacce informatiche, tutto è svolto in pieno raccordo con le iniziative europee ed alleate per assicurare anche la protezione degli interessi dei cittadini e delle imprese, tema di estrema attualità, come sapete, in queste settimane, con la grave crisi internazionale in atto, e quindi a maggior ragione bisogna stare molto attenti, come dire, alla difesa dei dati, ripeto, che sempre di più saranno virtuali, sempre di più saranno trasferiti nel cloud e quindi sempre di più poi dovranno essere difesi da attacchi e da minacce esterne. Veniamo quindi al rapporto tra piano triennale per la digitalizzazione e PNRR. All'inizio del 2022, l'AGID ha pubblicato la versione del piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione per il periodo 2021-2023. Il testo pubblicato è il risultato della collaborazione dell'Agenzia per l'Italia Digitale, l'AGID, l'Agenzia per l'Italia Digitale, ed il Dipartimento per la Trasformazione Digitale, che è, come sapete, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. La versione finale di questo piano è stata inviata alla Commissione europea. Questo perché il piano triennale per la digitalizzazione è collegato al piano nazionale di ripresa e resilienza e ai suoi importanti investimenti in questo settore. Come sappiamo, il PNRR prevede nella componente denominata digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA risorse europee per ben 9,75 miliardi di euro. La situazione sanitaria degli ultimi 2 anni ha messo in evidenza la necessità di valorizzare il lavoro da remoto, coniugandolo con le mo modalità di lavoro in presenza. Pertanto, resta centrale la necessità di rivedere in generale l'organizzazione dei processi, confermando come i servizi digitali e l'informatizzazione devono essere un perno importante della transizione digitale del paese. Questo percorso richiede un cambiamento culturale che, unito all'evoluzione tecnologica dei sistemi informativi del settore pubblico, già avviato nella fase dell'emergenza, deve portare ad innovare nelle amministrazioni pubbliche, con l'obiettivo di superare quelle barriere che ne hanno rallentato lo sviluppo in passato. Inoltre, la portata degli investimenti previsti dal PNRR produrrà nei prossimi anni necessariamente un'ulteriore forte accelerazione nei processi di innovazione in atto, a fronte delle ingenti risorse mai viste prima in questo settore. Chiaro che la digitalizzazione non è solo una questione tecnica, Come sappiamo, la digitalizzazione, l'informatizzazione spinta richiede un cambiamento culturale. Spesso in Italia le resistenze sono nelle mentalità, sono nell'abbiamo fatto sempre così, abbiamo sempre lavorato in questo modo, perché cambiare? Quindi la digitalizzazione ci pone di fronte a una sfida importante, che è la sfida del cambiamento culturale. Ora, gli ultimi 2 anni con la pandemia ci hanno costretto a tutti noi,
come dire, a ripensare le nostre attività in termini digitali. Probabilmente prima della pandemia queste attività che stiamo svolgendo le avremmo fatte in presenza, quindi con spostamenti, treni, eccetera. Oggi invece abbiamo imparato che la tecnologia è talmente evoluta che possiamo gestire dei webinar con 1.000 iscritti, da remoto, e quindi possiamo fare il lavoro che stiamo facendo grazie alla tecnologia informatica. Quindi diciamo che da un lato la crisi sanitaria ci ha spinto negli ultimi 2 anni, ma dall'altro lato dobbiamo mettere a sistema queste innovazioni e questo richiederà da parte nostra un complessivo cambio culturale nell'approccio alla digitalizzazione e alle procedure. A livello nazionale, la strategia Italia Digitale si concentra da un lato sulle infrastrutture digitali e la connettività a banda larga e dall'altro sugli interventi volti a trasformare la pubblica amministrazione in chiave digitale. Come specificato nel testo della strategia Italia Digitale, i due assi sono necessari per garantire a tutti i cittadini un accesso a connessioni veloci, nonché per migliorare il rapporto tra i cittadini e la pubblica amministrazione. La realizzazione della strategia passa per la diffusione dell'identità digitale, la riduzione del divario di competenze digitali, l'incremento dell'uso dei servizi in cloud da parte della pubblica amministrazione, nonché la crescita dell'erogazione dei servizi digitali essenziali, erogati online, ed il completamento delle reti a banda ultralarga su tutto il territorio nazionale. Lo strumento per la gestione della realizzazione della strategia Italia Digitale 2026 nel settore pubblico è appunto la piattaforma PA Digitale 2026, che da un lato indirizza le singole aree di intervento e dall'altro le pone in relazione alle diverse tipologie di amministrazioni pubbliche. Come abbiamo detto, l'attuazione delle misure PNRR è molto rapida nei tempi e richiede un forte impegno da parte di tutti i soggetti pubblici che sono e saranno coinvolti nell'implementazione degli investimenti e delle misure. Nell'aprile 2022 sono stati pubblicati i primi avvisi dedicati alla transizione digitale, a cui le singole amministrazioni possono accedere attraverso l'area dedicata sul portale che ora andiamo a vedere. Nell'estate del 2022 saranno avviati i primi progetti con l'assistenza tecnica di un team di supporto dedicato e con una modalità di rendicontazione totalmente online. Quindi leggevo prima di ridurre la carta, ecco, proprio l'implementazione del PNRR anche nelle gare di appalto, eccetera, ormai è tutto digitalizzato per il PNRR, quindi dobbiamo andare alla scomparsa della carta e anche delle attività superflue e concentrarci, come dire, sulle procedure smart, intelligenti e veloci. Infatti, per sostenere la transizione digitale delle singole amministrazioni è previsto un gruppo di lavoro dedicato che è denominato Transformation Office, quindi questo supporto tecnico alle amministrazioni pubbliche proprio per la digitalizzazione. Questa struttura è parte del Dipartimento per la trasformazione digitale e farà da ponte tra le amministrazioni locali e i fornitori IT e i fornitori di servizi informatici alla PA con un'assistenza informativa e tecnica. Quindi, come dire, non verranno lasciate sole le PA, soprattutto quelle più piccole, gli enti locali, medio-piccoli. E allora proviamo a capire quali sono queste procedure a valere sul PNRR. Allora, quali sono le modalità di presentazione dei progetti?
Intanto abbiamo due tipologie principali che sono la prima, adesione a soluzioni standard, ogni pubblica amministrazione, in base a tipologia e dimensione, potrà accedere alle misure attraverso soluzioni standard, ciascuna con un valore economico predefinito a monte. Pertanto non sarà necessario scrivere e presentare progetti per ricevere le risorse. Quindi c'è una prima modalità estremamente semplificata in cui si aderisce, c'è un'adesione a delle soluzioni informatiche preconfezionate che sono definite, chiamate appunto soluzioni standard. La seconda modalità invece sono adesione a soluzioni multimisura. Per semplificare l'accesso alle risorse del PNRR, le amministrazioni potranno con un'unica candidatura accedere a soluzioni multimisura che includono, ad esempio, sia finanziamenti per la migrazione al cloud, alla nuvola virtuale informatica, che per il miglioramento della propria gestione documentale. Tutte le amministrazioni potranno accedere alle risorse del PNRR candidandosi ad appositi avvisi pubblici con un percorso guidato per la presentazione dei progetti. Quindi, entrando sulla piattaforma, la piattaforma vi guiderà alle candidature. Alla conclusione della fase di selezione saranno individuate le amministrazioni ammesse alle risorse. In altri casi, per l'attuazione di alcune specifiche misure sul PNRR, le amministrazioni interessate saranno coinvolte direttamente attraverso appositi accordi da stipulare. Ecco quindi che la piattaforma PA Digitale 2026 accompagnerà gli enti con risorse e strumenti lungo tutto il percorso di attuazione delle misure previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, dalla prima fase informativa che precede l'uscita degli avvisi pubblici al momento dell'accesso ai fondi e fino all'implementazione delle attività e infine alla rendicontazione. Quindi, vedete, tramite la piattaforma sarà possibile gestire tutte le fasi. I fornitori saranno scelti dalle singole pubbliche amministrazioni, anche avvalendosi di fornitori certificati attraverso strumenti messi in campo da Consip. Consip, sapete, è l'agenzia nazionale per il settore delle gare di appalto pubbliche, e Consip ha provveduto e sta provvedendo a certificare una serie di fornitori informatici che saranno garanzia, avranno un bollino di affidabilità perché saranno stati pre-certificati da Consip, e questo snellirà, agevolerà le procedure da parte delle singole PA che potranno con tranquillità rivolgersi a questi fornitori certificati da Consip. In itinere, strada facendo, attraverso la piattaforma PA Digitale 2026, le amministrazioni potranno accedere ad un'area riservata per seguire la gestione amministrativa delle singole iniziative finanziate, avvalendosi del supporto del Dipartimento per la trasformazione digitale. Infatti, tramite la piattaforma, le singole pubbliche amministrazioni potranno non soltanto richiedere risorse, ma anche produrre, scusate, quindi potranno richiedere risorse, produrre i dati relativi all'avanzamento dei progetti, ricevendo comunicazioni dedicate e inviando la documentazione ufficiale per ottenere l'erogazione delle risorse.
Sono previste diverse modalità di erogazione delle risorse, anche prevedendo degli anticipi, ma sempre legate alla certificazione documentale, all'avanzamento dei progetti e al raggiungimento dei singoli obiettivi. Per semplificare l'erogazione delle risorse, i contributi saranno riconosciuti alle amministrazioni sulla base del riconoscimento e del raggiungimento di obiettivi, di specifici obiettivi predefiniti. In tal senso, il processo di rendicontazione sarà alleggerito e non sarà necessario rendicontare analiticamente le singole spese effettuate per ottenere le risorse. Questo deriva dal fatto, come spiegavamo nel primo webinar, che il PNRR si differenzia dai fondi FES, FSE, quindi si differenzia dai fondi strutturali ordinari con cui di solito siamo abituati a lavorare, perché il PNRR e la Recovery and Resilience Facility, da cui derivano le risorse europee, si caratterizza per essere un programma performance-based, cioè basato sulla performance, il che consente rispetto a Bruxelles di certificare le spese attraverso il raggiungimento di milestone e target, cioè degli obiettivi concordati con la Commissione. E non è necessario rendicontare ogni singolo euro, come invece normalmente avviene sul FES e sull'FSE. Questo chiaramente snellisce i rapporti fra Stato membro e Commissione e in parte snellisce anche i rapporti con coloro che dovranno poi implementare i progetti. Ciò non toglie che poi è chiaro che per la normativa nazionale ogni euro va rendicontato, però in termini di raggiungimento degli obiettivi si può procedere più spediti proprio perché i tempi sono ristretti. E quindi le amministrazioni destinatarie potranno dimostrare di aver raggiunto gli obiettivi certificando, raggiungendo milestone e target, e quindi consentendo poi al Ministero a sua volta di rendicontare al Servizio Centrale per il PNRR, che a sua volta dovrà poi rendicontare questi obiettivi alla Commissione europea. Quindi questo è il motivo per cui leggete: il processo di rendicontazione sarà alleggerito e non sarà necessario rendicontare analiticamente le singole spese effettuate per ottenere risorse. Questo a livello europeo, ma ripeto, a livello della normativa italiana è chiaro che invece poi tutte le risorse vanno comunque giustificate, tutte le risorse utilizzate e spese. Dal 4 aprile 2022, sulla piattaforma PA Digitale 2026, che è nata per consentire alle singole pubbliche amministrazioni di richiedere risorse del PNRR dedicate al digitale, alla rendicontazione dei progetti per ricevere assistenza tecnica, sono già disponibili, ripeto, dal 4 aprile 2022, sono già disponibili i primi avvisi. Questi avvisi vi anticipo che rimarranno aperti fino al 2 settembre, quindi c'è una finestra. 2 aprile 2022, 2 settembre 2022, finestra durante la quale ci si può candidare, quindi siete ancora in tempo con le vostre amministrazioni, se non l'avete già fatto, a candidarvi sulla piattaforma PA Digitale 2026. Le risorse sono de dedicate come finalizzazione a 22.353 PA su tutto il territorio nazionale e sono assegnate in ordine di prenotazione con l'erogazione in modalità voucher, il che significa che vi assegnano delle somme che poi potrete usare con i vostri fornitori, magari al meglio usando questi fornitori già certificati da Consip. In linea di massima non è necessario presentare progetti, ma ogni singola pubblica amministrazione, in base a tipologia, dimensione e necessità, riceverà un finanziamento predefinito. Ecco allora che abbiamo sulla piattaforma, no? Su questa piattaforma PA Digital 2026, la possibilità di accedere
a sette investimenti che si articolano, sette investimenti del PNRR che si articolano attraverso 14 misure. Le vediamo, diciamo, qui tutte indicate: la 1.1 infrastrutture digitali con una dotazione di 900 milioni, la 1.2 abilitazione e facilitazione della migrazione al cloud, 1 miliardo, la 1.3.1, quindi questa è una misura, piattaforma digitale nazionale dati, 556 milioni, 1.3.2 sportello digitale unico, 90 milioni. Esperienza dei servizi pubblici 613 milioni, 1.4.2 accessibilità 80 milioni, 1.4.3 adozione di Pago PA e dell'app IO 750 milioni, 1.4.4 adozione identità digitale 285 milioni, 1.4.5 digitalizzazione degli avvisi pubblici 245 milioni, 1.4.6 MaaS che sta per Mobility as a Service, quindi mobilità come servizio, 40 milioni, 1.5, questo è un investimento, Cyber Security, 623 milioni, 1.6, altro investimento, digitalizzazione delle grandi amministrazioni centrali, 611 milioni. Poi la misura 1.7.1 servizio civile digitale 60 milioni ed infine la misura 1.7.2 centri di facilitazione digitale 135 milioni. Tutta questa roba la trovate sulla piattaforma e quindi è accessibile, le candidature sono accessibili tramite la piattaforma. Le soluzioni standard sono pensate per le misure con una platea ampia di beneficiari, ossia oltre 1.000 pubbliche amministrazioni. L'accesso alle risorse è semplificato, non è necessario scrivere e presentare progetti per ricevere i fondi. Le PA potranno accedere con un'unica registrazione anche a più misure, ad esempio registrando e chiedendo sia risorse per la migrazione al cloud, che per esempio per il miglioramento dei propri siti web. I contributi saranno riconosciuti alle singole amministrazioni sulla base del raggiungimento di specifici obiettivi predefiniti, pertanto il processo di rendicontazione, dicevamo, sarà alleggerito e non sarà necessario rendicontare le singole spese effettuate per ottenere i fondi. Qui trovate l'indirizzo che vi manda direttamente alla piattaforma. Per ciò che riguarda le soluzioni standard. L'altra modalità della piattaforma è presentazione progetti. Invece, per le misure con una platea ristretta, relativamente ristretta di beneficiari fino a 1.000 pubbliche amministrazioni, è prevista una modalità di accesso che prevede la presentazione dei progetti, ma sempre ispirata a principi di semplicità e di riduzione degli oneri amministrativi, pertanto criteri di valutazione automatici consentiranno la valutazione dei progetti più ampia nei tempi e nelle tempistiche. In questo caso l'erogazione dei contributi seguirà alcuni passaggi che possono prevedere un'anticipazione e poi delle tranche fino al saldo finale erogate a rimborso. Quindi, in questo caso dovete prima spendere le risorse, poi vi saranno rimborsate. Anche qui trovate l'indirizzo per l'accesso diretto sulla piattaforma. Allora, sulla piattaforma, la modalità semplificata che prevede le risorse attribuite tramite i voucher, quindi in linea di massima il meccanismo dei voucher vale per gli investimenti che prevedono le soluzioni standard di cui vedevamo prima, e sono 5. La 1.2 migrazione al cloud 1 miliardo di euro, la 1.4.1 esperienza dei servizi pubblici 613 milioni di euro, la 1.4.3 adozione di Pago PA e di App IO 750 milioni, la 1.4.4 adozione di identità digitale 285 milioni, infine la 1.4.5 digitazione degli avvisi pubblici 245 milioni. Quindi attenzione.
queste cinque investimenti e misure vale la procedura più veloce in assoluto. Soluzioni standard, dovete entrare sulla piattaforma e prenotare le vostre risorse che riceverete con voucher. Invece, altre misure prevedono la presentazione dei progetti, anche se abbiamo visto anche qui sulla piattaforma e in modalità semplificata. Bisogna prima di tutto ovviamente registrarsi, è necessario che il rappresentante legale della PA debba essere intanto presente sugli indirizzi PA, IPA e l'elenco nazionale di indirizzi delle pubbliche amministrazioni. E quindi una volta che siete su questo indirizzario pubblico, una persona incaricata deve avviare la procedura di registrazione dell'amministrazione sul portale PA Digital 2026 con quattro passaggi che sono: 1. Accedere tramite identità digitale SPID o CIE alla piattaforma; 2. Selezionare l'amministrazione. Una volta effettuato l'accesso si deve inserire un'email istituzionale selezionando da una lista il proprio ente, mediante il nome o il codice IBAN di riferimento; 3. Verificare e, nel caso, aggiornare i dati dell'amministrazione presenti su IBAN, che sono caricati automaticamente dalla stessa banca dati IBAN; infine, 4. Confermare la registrazione dell'ente e del suo rappresentante mediante il link di verifica ricevuto via PEC, quindi una procedura tutta informatizzata. Dopo aver completato la registrazione alla piattaforma, ogni rappresentante legale o suo delegato potrà invitare fino a un massimo di 3 utenti esterni, diciamo degli esperti, che potranno contribuire alla compilazione dei dati per aderire agli avvisi. Quindi si può procedere ad avviare una candidatura, modificare le informazioni già inserite, trasmettere la documentazione finale firmata dal legale rappresentante dell'ente. Per essere valide le candidature, dovranno sempre essere firmate digitalmente, unicamente dal rappresentante legale dell'ente. Senza firma digitale non sarà possibile completare l'iter di candidature alle diverse misure del piano nazionale. Dopo l'accettazione della candidatura, sarà necessario richiedere il codice unico di progetto, il CUP, strumento cardine per il funzionamento del sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici. Bisognerà essere in possesso di un'utenza del sistema CUP MIP per poter procedere nelle operazioni. Richiedere un CUP è obbligatorio, come sappiamo, per tutte le iniziative realizzate utilizzando risorse provenienti da bilanci di enti pubblici o di società partecipate, direttamente o indirettamente. Quindi, tutto ciò che andiamo a fare con risorse pubbliche. Le amministrazioni saranno guidate sulla piattaforma ad hoc gestita dal DIP, che è il Dipartimento Interministeriale per la Politica Economica, e attraverso la compilazione di un form guidato sarà possibile richiedere il codice unico di progetto, il CUP. Arriviamo ora a quali sono gli obblighi che sono già stati normativamente approvati con le varie leggi e regolamenti in materia di digitale. Il piano per l'informatica della pubblica amministrazione verrà aggiornato ogni anno fino al 2026, allo scopo di individuare gli obiettivi, i progressi, le attività con cui si attua la trasformazione digitale della pubblica amministrazione italiana attraverso gli strumenti della strategia Italia Digitale. All'interno del piano triennale sono elencati diversi obiettivi specifici raggruppati per assi strategici, definendo per ciascuno degli stessi il dettaglio degli obblighi per le singole amministrazioni, nonché quelli da realizzare da parte di Agit, l'Agenzia per l'Italia Digitale, Consip e il Dipartimento della Trasformazione Digitale. Nella seconda parte del piano triennale è riportato un utile scadenzario dei diversi obblighi del PA a seconda della loro tipologia. E andiamo verso le conclusioni di questa seconda presentazione, riflettendo però su quelli che sono i principi chiave della digitalizzazione, perché poi alla fine
tutti gli investimenti e le misure che dovranno essere realizzati sul PNRR, sulle risorse europee, devono rispettare, attenzione, questi principi chiave. Quindi andiamo a vedere quali sono i principi chiave della digitalizzazione che sono riportati nel piano triennale che è stato approvato e che poi via via verrà aggiornato nei prossimi anni. Allora, partiamo dal principio digital and mobile first, ossia digitale e mobile come prima opzione. Le pubbliche amministrazioni devono realizzare i propri servizi come prioritariamente digitali. Quindi, man mano che andiamo avanti, come si diceva prima, sparirà totalmente la carta e tutto dovrà essere informatizzato e dovrà essere digitalizzato. Quindi già proprio nella concezione del servizio, il servizio va concepito non più con passaggi cartacei, ma dovrà essere tutto concepito con passaggi digitali, sin dalla ideazione. Abbiamo poi il criterio Digital Identity Only, ossia accesso esclusivo mediante identità digitale. Le pubbliche amministrazioni devono adottare in via esclusiva sistemi di identità digitale definiti dalla normativa. Cloud first, cloud come prima opzione. Abbiamo detto, le pubbliche amministrazioni in fase di definizione di un nuovo progetto di sviluppo di nuovi servizi adottano ab origine primariamente il paradigma cloud, tenendo conto della necessità di prevedere il rischio di lock-in. Che cos'è questo rischio di lock-in? Rimanere intrappolati in un servizio e/o fornitore, cioè bisogna stare attenti che nel passare al cloud poi non si diventi ostaggio di un singolo fornitore o di una singola tipologia di servizio, cioè dobbiamo sempre avere la possibilità di non essere poi bloccati nel lock-in, quindi attenzione anche qui quando facciamo i contratti di fornitura con i fornitori di servizi informatici. Criterio poi dei servizi inclusivi accessibili. Le pubbliche amministrazioni devono progettare servizi pubblici digitali che siano inclusivi e che vengano incontro alle diverse esigenze delle persone e dei singoli territori. Altro criterio molto importante a cui Bruxelles tiene molto, interoperable by design, ossia i servizi pubblici devono essere progettati in modo da funzionare in modalità integrata e senza interruzioni in tutto il mercato unico europeo, esponendo le opportune API, che come sappiamo sono le Application Programming Interface. Quindi i nostri servizi digitali devono poter dialogare con tutta l'Europa e con quelli degli altri paesi membri, degli altri stati membri. Quindi interoperable by design, quindi interoperabilità già dalla progettazione iniziale. Ancora, criterio sicurezza e privacy by design. Servizi digitali devono essere progettati ed erogati in modo sicuro e garantire la protezione dei dati personali. Sempre importante che tutti i dati dei cittadini che sono sulle banche dati siano tutelati, messi in sicurezza. Criterio user-centric, data-driven and agile, quindi le amministrazioni sviluppano i servizi digitali prevedendo modalità agili di miglioramento continuo, partendo dall'esperienza dell'utente e basandosi sulla continua misurazione delle prestazioni e delle modalità di utilizzo. Ancora, criterio once only, di cui abbiamo già parlato. Le pubbliche amministrazioni devono evitare di chiedere ai cittadini e alle imprese informazioni già fornite in precedenza e quindi che sono già in loro possesso attraverso le banche dati pubbliche, cui possono agevolmente accedere e quindi non richiedere ogni volta ai cittadini i dati. Ancora, criterio trasfrontaliero
by design, ossia concepito sin dall'inizio il servizio informatico come trasfrontaliero, le pubbliche amministrazioni devono rendere disponibili a livello trasfrontaliero i servizi pubblici digitali rilevanti, e quindi abbiamo già provato prima di dialogare con i servizi digitali degli altri stati membri, in modo che si crei un unico sistema europeo dei dati dei cittadini di tutta l'Europa, e quindi in teoria un domani io italiano posso chiedere un certificato in Germania senza tutte le problematiche che incontrerei oggi. Ancora, principio del codice aperto, ossia con possibilità di riuso, le pubbliche amministrazioni devono prediligere l'utilizzo di software con codice aperto e nel caso di software sviluppato per conto loro su incarico della singola PA deve essere reso disponibile il codice sorgente. Anche qui, per fare in modo che tutti i sistemi in prospettiva dialoghino fra di loro, sia in Italia sia in Europa, e quindi sarà necessario che i vostri fornitori vi dovranno sempre rendere disponibile il codice sorgente, perché poi a vostra volta voi dovrete renderlo fornibile nel sistema nazionale delle amministrazioni pubbliche e addirittura poi in quello europeo. Quindi dovete anche qui in prospettiva tenere presente che ogni volta che fate un contratto con un fornitore dovete mettere nel contratto che vi dovrà fornire l'accesso al codice sorgente di quel software che vi viene venduto. Ecco allora che siamo alla conclusione della seconda parte del webinar, della seconda presentazione. Ora mi dedico a leggere alcune, vediamo, delle domande che sono nella chat. Un attimo che devo guardare. Allora, il concetto di erogazione in modalità voucher. Il voucher significa che l'amministrazione è destinataria di una somma. I voucher sono di solito tutti della stessa entità, cioè in base alla tipologia di amministrazione, che si tratti di, non so, di amministrazione centrale, si tratti di regione, si tratti di ente locale con un certo numero di abitanti, eccetera, è già prevista a monte un budget. Voi vi prenotate sulla piattaforma e in base alla vostra tipologia di piace, chi voi siete, riceverete quell'importo prefissato, virgolette, voucher, quindi un importo di risorse prefissato che potrete utilizzare per i servizi informatici. Allora, le quote a carico del fondo complementare rappresentano una percentuale del finanziamento del PNRR oppure indispensabili? No, le risorse nazionali italiane è stata una scelta del governo, cioè, come abbiamo visto, le risorse europee sono principali, sono 191,5 miliardi di euro e vengono dalla RRF Facility, Recovery and Resilience Facility. Poi ci sono le risorse europee aggiuntive che vengono dal React-EU, cioè la reazione rapida alla pandemia, sono altri 13,5 miliardi. L'Italia poi, nella sua autonomia, ha deciso di stanziare 30,6 miliardi, che quindi è una scelta, ripeto, del governo italiano, che non sono in percentuale alle risorse europee, è un budget che ha deciso di stanziare l'Italia per questi 30,6 miliardi, che si vanno ad aggiungere alle risorse europee principali e a quelle del React. Quindi non c'è un meccanismo di percentuali, come dire, tra risorse principali e risorse nazionali, è una scelta, diciamo, del governo. Ancora, siamo giustamente, appare Barbara perché siamo a 29 e noi abbiamo, come dire, il tempo tiranno, come si dice, perché dobbiamo stare nelle 11:30. Quindi io ringrazio tutti voi per l'attenzione e passo la parola a Barbara.
Vito, grazie mille a te e con tutti i partecipanti che hanno posto domande alle quali non abbiamo avuto tempo e modo di dar risposta, vorrei offrire una tranquillizzazione esattamente, verranno risposte o in occasione dei prossimi incontri o comunque state tranquilli che predisporremo anche per il modulo del PNRR, ovviamente un file di FAQ che verrà pubblicato sul nostro sito internet linamica.gov.it. Colgo l'occasione, oltre che per ringraziare nuovamente l'avvocato Vito Vacca, per ringraziare tutti quanti, veramente una lezione densa di interazioni, di scambio di confronto ed è la cosa che ci arricchisce veramente tutti più di qualunque altra cosa. Vi do appuntamento non per la prossima settimana perché abbiamo la festività del 2 giugno che ci interrompe, ma per la successiva, quindi per giovedì 9 giugno, sempre alle ore 9:30, sempre con l'avvocato Vito Vacca per andare ad affrontare il tema delle caratteristiche tecniche di un avviso pubblico in ambito PNRR, quindi ancora contenuti affiancati a tantissima pratica. Grazie mille a tutti, un buon proseguimento di giornata.